La Biblioteca di Montevergine partecipa alle giornate europee del patrimonio che in Italia si celebrano il 23 e il 24 di settembre 2017. Per l'occasione è stata allestita una piccola mostra di incunaboli, libri tra i più preziosi che possiede la Biblioteca di Montevergine. La biblioteca possiede 35 edizioni del 400, di cui quelle esposte in questa piccola mostra sono 8, 6 in originale e 2 in riproduzione fotografica. La più antica è questa edizione del 1469, si tratta di un commento della Bibbia di Federico da Venezia, il quale si basò su un testo più noto di Nicolaus de Lira, dell'Apocalisse di San Giovanni. E la particolarità di questo volume è che il testo è tutta pagina e ci sono alcune poche, per la verità, iniziali miniate, come questa nella prima pagina del volume, e una Q su un fondo d'oro lavorato. E non mancano alcuni pezzi importanti come questa riproduzione della Bibbia, un'edizione veneziana del 1476, con al suo interno molte lettere miniate. Queste che vediamo in riproduzione fotografica è il Re Davide che si trova all'inizio del libro dei Re. Stesso discorso per quest'altra edizione del 1487, sempre veneziana. Bisogna dire che le incunaboli della Biblioteca di Montevergine su 35, ben 23 sono stampate a Venezia, a conferma del ruolo centrale che la città di Venezia ha avuto come produzione del centro editoriale anche in quel periodo. Questa è un'edizione del 1487 di Sant'Antonino, arcivescovo di Firenze. E qui spicca in tutta la sua bellezza questa Q su fondo d'oro della parte iniziale del Quam Magnificata. Questa è un'edizione, anche questa veneziana, del 1492 di San Gregorio Magno, poi Papa tra il 590 e gli anni successivi, in cui sul frontespizio è rappresentato San Pietro nel tipico atteggiamento con le chiavi in mano, e la parte iniziale dell'incisione reca la scritta Tu es Petrus. Questa invece è un'edizione di Sermoni di San Vincenzo Ferrer del 1496, in tre volumi, di cui la biblioteca possiede soltanto il primo, il secondo e il terzo manca. E sul frontespizio, che è rappresentato in maniera ancora più chiara qui, c'è l'incisione di San Vincenzo Ferreri, che con la destra indica il Salvatore e nella mano destra regge il crocefisso e il giglio. La piccola mostra si conclude con questa spettacolare edizione del 1498, che è un libro d'oro, un libro di preghiere, stampato a Parigi da Philippe Pigouchet. È un esemplare stampato su pergamena che ha la particolarità di avere un ricco corredo di illustrazioni. In particolare, questo libro d'oro di Pigouchet ha 20 illustrazioni a tutta pagina, come queste che vediamo qui esposta, ciò che rende questo libro particolarmente prezioso. Peraltro, questa di Montevergine è una delle poche copie ancora esistenti al mondo, tant'è vero che mentre della maggior parte degli incunaboli di Montevergine esiste quasi sempre una copia digitalizzata posseduta da qualcuna delle biblioteche mondiali che lo posseggono, del Picouchet non esiste ancora una copia digitale. Una combinazione fortunata della quale siamo stati fruitori noi alla Biblioteca di Montevergine ha fatto in modo che avessimo a disposizione un po' di fondi per cui che abbiamo destinato alla riproduzione fotografica del Picouchet, per cui sarà a breve disponibile un file in formato PDF che sarà disponibile sul nostro sito web e sarà interrogabile anche dal catalogo in linea di SBN, Servizio Bibliotecario Nazionale, in cui si troverà riprodotto tutto il nostro Picouchet. Questa illustrazione che vediamo in particolare qui è una delle scene in cui si rappresenta la Dormitio Virginis, la morte della Vergine, e nei bordoni laterali ci sono altre scene particolari che sono più piccole, per cui forse non facilmente distinguibili. Qui in alto c'è l'incredulità di San Tommaso, qui
Questa è l'ultima cena, qui in basso invece è l'introduzione dell'Eucaristia e qui è il Cristo risorto che si mostra ai suoi discepoli. Questa mostra funge anche da anteprima ad una presentazione di un catalogo a stampa delle 35 edizioni di Montevergine che sarà presentato sabato 7 ottobre presso il Salone degli Arazzi di questo Palazzo Paziale di Loreto alle ore 9:30, un catalogo a stampa che siamo riusciti a realizzare grazie ai fondi che ci sono stati erogati dalla Regione Campania.